Oggi prepariamo l'impasto della pizza più facile che c'è e non dobbiamo nemmeno mettere le mani nella farina perché useremo solo un cucchiaio. Sbricioliamo il lievito di birra nelle farine, poi aggiungiamo l'acqua e iniziamo a mescolare con il cucchiaio. Adesso che l'impasto è omogeneo e ben idratato, lo lasciamo riposare 10 minuti. Adesso posso aggiungere l'olio e il sale e mescolare ancora. Mettiamo a lievitare coperto per 3 ore in luogo tiepido. Poi lo stendiamo trasferendolo con le mani unte nella teglia 30x40 e tirandolo da sotto. Schiacciamo delicatamente con le dita, poi farciamo a piacere. Eccola pronta per andare in forno a 200 gradi statico per 25 minuti. Eccola qua, pronta e sofficissima. Ne ho già tagliato una fetta, guardate.